Rientrati in studio, siete sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La domenica a partire dalle 19 sino alle 21, solo il calcio dilettantistico, poi a seguire sino alle 22.15 in questa lunga maratona sportiva siciliana l'appuntamento con la sala stampa di Penalty dedicata al calcio professionistico, e poi si chiude alla grande con il calcio a 5 di Alessio Patti, calcio a 5 seguitissimo perché abbiamo modo di presentare i campionati di serie C1 e i 4 gironi del appunto campionato C2. È il momento di parlare di promozione. Sento che da questa parte insomma si chiacchiera perché il nostro parterre oggi è veramente elettrico e siamo contenti perché insomma Penalty deve dare voce a tutti. Lo facciamo adesso con la nostra bella Federica che ci dà subito i risultati del campionato di promozione, il girone A. A te la parola, Federica. Castellammare, Nuova Sancis 4-2. Cefalù, Monreale 1-2. Carini, Riviera Marmi 1-3. Casteldaccia, Bolognetta 1-1. Prizzi, Ares Menfi 4-1. Provilla Abate, Audace Partinico 0-0. Su questo girone puntiamo subito i riflettori nello scontro Cefalù-Monreale, vinto dalla squadra di Monreale per 2-1. Abbiamo il servizio di Armando Geraci. Alla ripresa del campionato, dopo due domeniche di riposo, si trovano di fronte al campo Santa Barbara di Cefalù la squadra del Cefalù Calcio e il Monreale. La partita è stata bella e combattuta, il Cefalù ha avuto molte occasioni, le ha sprecate, il Monreale ne ha approfittato e ha vinto la partita. Vediamo le immagini dell'incontro con le riprese di Giuseppe Di Vincenzo. Il Cefalù parte subito in avanti e al secondo minuto c'è già la prima azione pericolosa con Zangara che riceve in fondo sulla sinistra, si libera dentro l'area di un avversario, tiro diagonale e la palla finisce di poco sul fondo. Al decimo minuto il Cefalù passa in vantaggio, l'azione inizia sulla sinistra dove c'è Sferruzza e poi Giuseppe Russo che passa la palla verso il centro, la palla arriva dall'altro lato del campo dove c'è Zangara il quale di sinistro tira e batte il portiere. 1-0 a favore del Cefalù è il decimo minuto. Al 17° il pareggio del Monreale, Chianello supera Bisogno, arriva sul fondo, crossa e di testa Nuccio batte il portiere Fiducia. 1-1, 17° minuto. Grande pressione del Cefalù e ancora Zangara dentro l'area che riceve, buona posizione, tiro, traversa, portiere battuto. Al 27° la beffa per il Cefalù, il Monreale si porta in avanti, siamo al limite dell'area, c'è un errore da parte di un paio di difensori e Tramontana che prende il pallone di sinistro batte dalla distanza il portiere Fiducia. Al 7° della ripresa il Cefalù rimane in 10 uomini e Badalamenti che ha un contrasto con l'avversario, poi ci sono dei battibecchi, l'arbitro estrae il cartellino giallo per Badalamenti e il secondo cartellino giallo e subito dopo cartellino rosso. Il Cefalù giocherà in 10 uomini per quasi 40 minuti. Al 32° il Cefalù reclama un calcio di rigore per un fallo di mano del terzino Di Paola dentro l'area di rigore. Il Cefalù molto generoso cerca il pareggio e si lancia tutto in avanti, il calcio di punizione mischia dentro l'area, una mischia in questo momento è Mancuso che riceve una botta nel viso, poi un'altra punizione il portiere che riesce a uscire e a salvare con un pugno. 45°, un'altra punizione per il Cefalù, colpo di testa di Russo e la palla finisce di pochissimo al lato. L'ultimissima occasione per il Cefalù è al 50°, c'è la Sferruzza che si trova davanti al portiere ma tira proprio addosso a Sciarrino che salva la sua porta. Un Cefalù molto generoso che ha giocato molto bene nella prima mezz'ora creando numerose occasioni da rete ma non le ha sapute sfruttare. Per il Cefalù è la prima sconfitta casalinga da quando in panchina c'è Mister Minutella. Il Monreale sorpassa il Cefalù in classifica e si trova proprio a ridosso della zona dei playoff. La vittoria
vittoria fuori casa del Riviera Marmi ha permesso alla squadra del Riviera di rimanere ancora in vetta. Abbiamo visto questo scontro che ha permesso al Monreale un po' di agganciare potenzialmente i playoff, anche se ancora molto difficile. Sì, il Riviera Marmi tra l'altro guadagna altri due punti, fa un altro piccolo passettino in avanti verso l'eccellenza, visto il pareggio dell'audace Partinico a Villabada. Abbiamo visto le immagini di Cefalù Monreale, vittoria importante per il Monreale, possibilmente la vittoria salvezza per un campionato. Loro insomma parlano addirittura di un aggancio playoff un po' difficile. Un po' difficile, intanto hanno messo in cassaforte la salvezza, nelle prossime settimane vedremo un pochettino come si metteranno le cose, anche se specie nella parte bassa della classifica il quadro sembra abbastanza delineato. Bene, passiamo adesso al girone B del campionato di promozione, abbiamo i risultati con la nostra Federica e poi insomma parliamo anche di questo Camaro che oggi vincendo insomma spera ancora nella salvezza. A te Federica. Barcellona, Acqua Dolcese 3-1. Camaro, Messana 2-0. Sant'Agata di Militello, Sant'Angiolese 1-0. Ionica, Città di San Filippo del Mela 4-0. Pistunina, L'Iniziativa 2-1. Sinagra, Merì 1-1. Torre Grotta, Città di Messina 5-0. Allora facciamo una cosa, vediamo subito il servizio che hai realizzato su questa vittoria del Camaro, poi sentiremo anche i nostri ospiti su questo girone B del campionato di promozione tutto messinese che regala sempre particolari emozioni, tra l'altro con questa vittoria il Torre Grotta probabilmente continua ancora ad alimentare sogni di promozione, dico bene? C'è il Sant'Agata però c'è che non muore. Però insomma il Torre Grotta in questo momento è in testa, quindi probabilmente ha in questo momento una possibilità in più. Il servizio sulla vittoria del Camaro con il Messana 2-0. Val Camaro, il derby salvezza del girone B di promozione. La formazione nero-verde sconfigge infatti il fanalino di coda Messana per 2-0 e guadagna 3 punti preziosi per la permanenza in sesta serie. Eppure il Messana, ultimo della classe, tiene molto bene nel primo tempo, subendo molto poco. Camaro invece molto più aggressivo e determinato ad inizio ripresa. Dopo appena un minuto arriva il vantaggio degli uomini di Ciccio Romeo con Russo, bravo a raccogliere un assist perfetto di Zappalà. Il Messana va vicino al pari al 33esimo con un tiro alto di Lopresti. Ciccio Romeo aumenta la trazione offensiva con gli ingressi in campo di Fugazzotto e Keita e proprio quest'ultimo trova il definitivo 2-0 in pieno recupero. Torre Grotta in testa con 51 punti, santo, mi fai un po' il quadro di questo girone, perché tu non lo segui tanto da vicino il girone messinese, ammettilo, non no, ti piace. No, non è questo che non mi piace, dico la verità, lavorare comunque alla Cirale non ti dà molto spazio per fare tantissime altre cose. È anche vero, è anche vero. Comunque... Però guarda che il campionato di promozione nel messinese è molto seguito. Insomma, Rocca di Caprileone, partono tutti da queste province. Assolutamente sì, purtroppo per una questione geografica e logistica preferisco seguire il girone C e il girone D, che comunque conosco abbastanza bene anche per avervi fatti molti anni fa comunque. Senti, fra Torre Grotta e Sant'Agata di Militello, anche se come diceva bene Carmelo, Sant'Agata di Militello è solamente sotto di 2 punti, può tentare l'aggancio. Torre Grotta però secondo me ha più esperienza di categoria. Sì, però stiamo parlando di due squadre che qualora si dovessero affacciare comunque in eccellenza sono due squadre assolutamente neofite, credo, per la categoria. Certo, è vero. No, il Torre Grotta l'ha fatta l'eccellenza. O comunque che abbia toccate fuga, ma l'ha fatto. Hanno fatto qualche toccate fuga, quindi comunque non sono squadre che verranno ad accrescere il livello del girone B. Però attenzione perché Sant'Agata di Militello mica è una provincia piccolina, cioè è un piccolo centro, però ha una vecchia tradizione. L'ha fatta. In anni passati, però ti ribadisco, non vedo nessuna di queste squadre venire su che possa comunque ampliare quello che è la qualità del nostro campionato. Tu ridistevo, ti posso fare una domanda cattiva, perché tutte queste squadre di Barcellona, Barcellona Pozzo di Gotto, Igea Virtus, chi più ne ha più ne metta? Ma vuol dire che c'è... Ci sono molti soldini, no, ma a parte la battuta. No, ma vedi, sono tutte cose fatte... Il girone del messinese mi affascina, perché l'ho fatto io negli anni precedenti. Sì? C'è buona qualità, ci sono persone che sanno fare anche calcio. Non so se... Insomma, non li buttiamo giù dalla torre i messinesi, eh? No, io dico...
mister Di Stefano, ora al di là di tutto, delle battute, il messinese è stata sempre una fucina di grandi tradizioni, anche sotto l'aspetto organizzativo. Ma io ricordo... Devo dire che fino a qualche anno fa, e l'esempio del Due Torri lo dimostra, forse sotto l'aspetto organizzativo a noi etnei, in questo momento sono forse un gradino un po' Rocca di Caprileone insegna. Io volevo concludere con questo, ti lascio poi la parola, scusami. E poi veloce una battuta anche ad Alessandro che sta premendo e devo lanciare la pubblicità. Oltretutto vedi, in questo girone, è un girone difficile anche a livello di pubblico, squadra forese, un po'. Però ti facevano sentire il calore, e quindi come il Camaro del Camaro storico. Il Camaro, mi dispiace mister, perché l'anno scorso hanno fatto un campionato trionfale con un direttore. E a volte in quelle zone con... non sentiva solo il calore, sentiva anche altro. Ma avevano un direttore che non c'entrava niente né con la prima categoria, né con la promozione, né forse con l'eccellenza che Angelo si salva il Alessandro. Camaro, noi tifiamo per il Camaro. Credo di sì, perché comunque ha tradizione. E qua potrebbe essere l'esempio in cui perdere una figura regnante come quella di Angelo da Alessandro è stato fondamentale, certo, per questa società. Certo, certo. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro break pubblicitario, poi subito gli altri due gironi del campionato di promozione, perché c'è Santo che sta premendo, vuole parlare del girone C che segue invece tantissimo. Anche tu lo segui il girone C, Santo? Sì, sì, assolutamente. Okay. Lo seguiamo un po' tutti. Questo è anche vero, perché è molto catarese. Ci lanci la pubblicità? Grazie. Sì, Ettore, abbiamo, come hai detto tu, un altro piccolo break pubblicitario. Mi raccomando, non cambiate canale. Continuiamo a parlare di promozione, lo facciamo all'interno di Penalty, parliamo adesso del girone C, abbiamo subito i risultati, poi il commento e la classifica con i nostri ospiti che oggi sono scoppiettanti, Carmelo, oggi non ci siamo fatti mancare nulla. Risultati e classifica insieme alla nostra Federica. Aci Sant'Antonio, Real Aci, 3-1. Adrano, Paternò, 3-2. Atletico Pedara, Sporting Trecastagni, 2-1. Belvedere, Pachino, 2-1. Città di Mascalucia, Belpasso, 1-1. New Pozzallo, Biancavilla, 1-2. Bene, possiamo già quasi subito passare alla classifica, dove questo Biancavilla vincendo a Pozzallo porta a 54 punti la sua straordinaria stagione. Il Belpasso che rimane a 38 perché pareggia a Mascalucia. Giro subito con i nostri ospiti e parliamo subito di questo Biancavilla. Una sorpresa secondo te, Alessandro? Forse inizialmente, poi conoscendo la realtà credo ci sia una società solida, un tecnico Basile giovane, voglioso, con idee ben chiare direi io anche. E oltretutto che sta facendo bene, non manco mai di elogiarlo, perché credo che le novità facciano bene anche agli altri, giusto? Come soprattutto per quelli come me o altri che da tanti anni ci sono, vedere qualcuno che riesce a esprimersi bene al primo anno fa sempre piacere. Certo, certo. E di questo girone lo dico subito, grandissimo lavoro di Orazio Pidadella a Pedara. Miracolo direi quasi. No, questo è quando si ha un tecnico preparato che non c'entra niente con questa categoria. E questo lo sappiamo, l'abbiamo avuto ospite, glielo ho anche detto. Non lo sapevo, però sì. Dico, questo dimostra che gli stessi uomini, organico, chiamalo come vuoi. Gli allenatori sono importanti, sono importanti. Cambia diametralmente il contesto. Ed Orazio è l'emblema di questo girone. Infatti con questi 25 punti l'Atletico Pedara a questo punto credo che possa, non dico ambire a un potenziale playoff perché insomma è un po' lontano, però almeno già sicuramente salvato alla grande questa stagione dopo un inizio ad handicap. Santo, secondo te il Biancavilla ha già un organico pronto per l'eccellenza oppure insomma necessita qualche nome che possa far parte un po' del progetto eccellenza? Ma questo non è molto facile da dire. Domanda difficile comunque... solo a te le faccio. No, non è una questione di domanda difficile, ma è evidente che ogni categoria ha il suo tasso tecnico, quindi ha il suo spessore. Prevedi un...
un remix di questa squadra? No, magari un remix no, perché comunque non credo che il Biancavilla l'anno prossimo abbia chissà quale mela in categoria, se non nella nuova categoria, se non quella di salvarla, quindi magari cercare di tenere, e c'ha tanto di buono, c'ha buono in mezzo al campo, c'ha un discreto attacco, c'ha una discreta difesa, è ovvio che andranno messi quei 4-5 certo, giocatori certo, importanti. Un giocatore per reparto, te lo appunto lì, Santo, basta. Ma non è questione di un giocatore per reparto, perché un giocatore per reparto non basta sicuro, perché comunque un campionato di eccellenza lunga, sono 30 partite, sono la panchina lunga. Il problema è un altro, per far crescere quelli che tieni, devi prendere quei 4-5-6 giocatori importanti che aiutano tutti giusto, in quella crescita e in quel passo che si fa verso la nuova categoria. Giustissimo. Mister Di Stefano, questo Mascalucia quest'anno soffre troppo, tu che conosci bene quella realtà, ci hai pure allenato, conosci bene la dirigenza, è una stagione un po' ambigua quella del Mascalucia, tra l'altro settore giovanile che sta andando benissimo, la Unione si va fortissima, però evidentemente la prima squadra soffre un po' troppo. Beh, io ho notato questo, che il Mascalucia ha un ottimo organico di ragazzi, molto ma molto interessante. L'abbiamo detto infatti. E l'abbiamo detto, li ho visti giocare, qualcuno l'ho cresciuto anche io. Un ottimo allenatore, perché per quello che mi dicono lavora bene, perché io non guardo gli allenamenti, anche per tanti motivi. Sì. Ha giocato bene, ma i risultati non sono venuti. Certo, ora ha fermato il bel passo, la seconda realtà del campionato, da indubbiamente. Molto, francamente. Sì, sì, però è una sorpresa, per me grande potenzialità, però. Ma indubbiamente, ma sai che nel calcio non c'è niente di scontato. No, lo dico, questo perché dimostra, ma io sai, ci sono tante esperienze che ho avuto tutti io, perché sono un po' più vecchiotto voi, anche se giovani avete fatto questa esperienza, a volte l'organico ottimo e poi per vari motivi magari non va bene. Io dico che invece il Biancavilla mi ha sorpreso. Sorpreso, no? Onestamente io non... Non te l'aspettavi? Assolutamente. Onore e merito all'allenatore che non conosco, Basile, ma sicuramente è un ottimo allenatore. La classifica però, se vedi bene, c'è un Città di Catania che è al quinto posto, che piace. Ecco la squadra che bisogna stare attenti. Che piace. È proprio Città di Catania, che è una squadra veramente forte, con giocatori importantissimi come Bica Badan, concludo e poi vi lascio la parola, perché siete giovani, guardate, giusto. Fatemi parlare, dovete, dovete andare avanti. L'Atletico Petare. Sì, l'Atletico Petare. Beh, lui l'ha già detto. Ma no, io volevo ancora ampliare ancora di più su Pitadella. Ma Pitadella, già con tutto il rispetto per la promozione, onestamente, è sprecato. È normalissimo. Il calcio, ecco, il calcio a volte è strano, per è bello anche cementarsi anche in categorie inferiori. Ho fatto l'ultima categoria che non avevo fatto, era la seconda categoria con Mascalucia, non so, 10 anni fa, sempre con Giovanni Spina, perché ho toccato tutto, scuso l'eccellenza perché il non c'era. Sì, ti fa anche esperienza. Ma infatti Orazio l'ha detto, io ho sposato un progetto perché c'è una società intelligente che vuole credere nel progetto. E so che sta guardando lungo per l'avvenire. Anche io, però non c'è nulla di scritto. Ettore, io sia con Alessandro che con Santo, mi sembra che comunque quest'anno il girone C di promozione sia, come dire, una lunga sfilata di deluse. Il Biancavilla ha fatto quello che ha fatto perché tutte le altre, dal Belpasso al Città di Catania, al Trecastagni, alla Sant'Antonio, l'Adrano, il Città di Sant'Antonio, la Sant'Antonio, insomma, hanno deluso un po' tutte. Tutte sono andate al di sotto delle loro possibilità. Va bene. Allora chiudiamo il campionato di promozione, così poi liberiamo anche il nostro direttore Palma. Vuoi andare via anche tu? No, dai, rimani anche tu. Sono io che ho mia figlia fuori che, allora, che corre per tutte le portate. Subito il girone D del campionato di promozione. Abbiamo Federica pronta con i risultati, poi commento finale e concediamo anche i nostri ospiti. Il nostro ospite, anzi, per essere più esatto. A te, Federica. Aragona, Ragusa 1-2. Atletico Caltanissetta, Nissa 0-2. Castel Termini, Comiso 2-3. Macchitella Gela, Ravanusa 0-0. Marina di Ragusa, Licata 0-1. New Team Ragusa, Canicattì 1-2. Polisportiva Palma, Atletico Gela 1-0. Allora, ennesima vittoria della Nissa che vince nel derby, porta 56 punti la sua classifica. Il Licata invece, insomma, vincendo fuori casa alimenta ancora, chissà, forse una speranza di un aggancio sempre molto difficile. La classifica la voglio un attimo commentare sempre con Carmelo. Nissa ormai fatta? No, Nissa ormai fatta vedi no, ancora... perché comunque il Licata bene o male mantiene il passo, 6 punti, non è un margine che consente di stare tranquillo. Certo è chiaro che la Nissa per il campionato...
La 8 punti, non è nemmeno quello un margine che ancora consente quindi di stare ancora tranquilli. Siamo... Però diciamo che per quello che si è visto quest'anno la Nissan è nettamente meritato e secondo me dei quattro gironi di promozione, forse quelli del girone D, i playoff si annunciano tra i più interessanti. Tra i più interessanti. Collicata, Ragusa, lo stesso Canicattì, l'Atletico Gela. Venissero su in eccellenza infatti. Portano quel quid in più che bravo. Questa categoria ha bisogno. Beh, d'altra parte, da questo girone può venire su il Licata, il Ragusa, oltre a Nissa che verrà su. Ma infatti sicuro. Santo, non ci prendiamo in giro, bene o male. Io sono convinto che fra ripescaggi, fra playoff e ripescaggi, almeno Licata, Ragusa e anche Canicattì. Allora io sul Canicattì, se ci permettete, sul Canicattì voglio fare un sunto finale su questo girone. Inizio subito con il nostro mister perché abbiamo Falsone che sta facendo un miracolo, esatto. Da dicembre, ha preso una squadra in condizioni certamente non ottimali. E hai premiato io se non sbaglio. Era in nomination l'anno scorso per il penalty, esatto. Awards, per la bella vittoria a Raffadali, perché esatto, esatto. E credo che sia un allenatore che potrebbe secondo me ambire notevolmente anche in eccellenza, poi stranamente ha rinunciato a Raffadali. Com'è? No, ha rinunciato lui, si è dimesso, non ha firmato il rinnovo del suo contratto e nessun'altra squadra l'ha preso. D'altra parte insomma i numeri ci sono in Giovanni Falsone. Allora, battuta sul Canicattì, mister di Stefano. Io quando guardo questa classifica 4-5 squadre che negli anni precedenti hanno toccato i massimi livelli, cioè, e vederle là onestamente mi fa pensare. Il Canicattì è chiaramente una società indubbiamente, non dico giovane perché non è quella di una volta, però blasonata. Voglio dire blasonata, che sicuramente ancora può lottare fino alla fine per quantomeno i playoff. Quantomeno cercare di posizionarsi in una posizione dei playoff più importante. Esatto, dove gli compete ovviamente. È vero. Possiamo rimettere cortesemente Guido Messina la schermata della classifica, perché la battuta e poi lo concediamo a Santo Palma, la faccio nei confronti di questo Ragusa che probabilmente insomma è partito ad handicap, adesso mantiene la posizione playoff, ma è una mezza delusione perché insomma Ragusa può e deve ambire a qualcosa di più. Poi è venuto fuori la Nissa, ben venga. Ragusa deve ambire a qualcosa di più a livello di blasone, cioè a dire che quest'anno sono partite con grandissime difficoltà, sì. Iniziali, quindi sai quando una stagione la cominci sotto questa stella, anzi che comunque sono al terzo posto, hanno fatto un buonissimo lavoro, anche perché comunque il loro direttore si chiama Cesare Sorbo, che sicuramente il nostro lavoro non è l'ultimo arrivato, anzi tutt'altro. È un maestro. È uno dei migliori, Cesare, quindi con pochissimo stanno riuscendo a fare con cose importanti. Con budget limitati. Però guarda che belli i primi tre posti, tu leggi Nissa, Licata, Ragusa. Ecco, queste squadre... Chiunque di queste squadre verrà su in portanome e forza, ma porterà bellissime partite, vero, porterà è vero, blasone, porterà interesse, porterà gente allo stadio. Chiudo con Alessandro dicendo che un'altra squadra di Gela spera di andare in eccellenza, anche se può darsi che il Gela possa passare in intero generale la prossima stagione. Come vedi l'andamento dell'Atletico Gela? Allora, vedo Nissa che sicuramente vincerà il campionato, Licata favorito. Per il secondo posto? No, anche per la vittoria degli eventuali playoff. Sì. Guarda, dico che ho avuto il piacere di passare una stagione a Ragusa, ed è una città, è un pubblico educato, meraviglioso. Straordinario. Conosco bene la piazza di Caltanissetta ed è bellissima. E conosco anche Canicattì perché comunque anche là sono stato anche là e sono... dei campi che come diceva prima il mister, a prescindere dalla categoria riescono a trasmetterti calore, entusiasmo e ti fanno sentire importante, vero. E quindi sarà un piacere per chiunque arrivi rivederli in categoria importante. Anche vedere queste partite ti danno quel senso del calcio. 30 secondi veloci di Stefano. Era a Ragusa, credo, sì. Nell'85 ero 30 anni fa, circa 30 anni fa. Quindi conosco questa piazza quindi, e so che i giocatori c'erano, i Massimilla, gli Scaloni, Cacciavillani negli anni precedenti. Cioè una piazza che ha fatto la Serie C merita. Devo fermarvi, congedo Santo Palma, lo ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi, un saluto a tutti. Gli auguriamo tutto il bene possibile per questo proseguo di campionato. Grazie. E ci saluti tanto i tifosi di Acireale che so che ci seguono con tanto amore. Forse perché sanno che Penalty è una trasmissione pulita e non fa
patteggiamenti con nessuno, ed è chiaro, e tu lo sai. Ecco perché noi siamo sempre al tuo fianco, in qualsiasi momento hai bisogno della Cireale, la Cireale sarà sempre al tuo fianco. Benissimo, ok, ci dobbiamo fermare, nel frattempo congedo anche il nostro Carmelo Puglisi, che rivedremo però a sala stampa di Penalty oggi. Ci vediamo dopo. Ok, grazie. Federica, ci lanci la pubblicità perché tra poco parleremo in chiusura di Prima Categoria. Esatto, abbiamo un altro piccolissimo break, mi raccomando non cambiate canale. Rieccoci di nuovo in diretta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo che al termine di questa puntata, che si concluderà intorno alle 21, a seguire in questa lunga maratona sportiva siciliana c'è l'appuntamento con sala stampa di Penalty. Parleremo in quel caso solo ed unicamente del calcio professionistico e chiuderemo questa bella domenica calcistica e non solo con il calcio a 5 firmato Alessio Patti, che tra l'altro vedo qui perché con lui parleremo naturalmente di calcio riguardante il campionato di Prima Categoria. Salve. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai tolto via la barba, hai tagliato i capelli, hai fatto più di tutto questa settimana. Sì, sono stato promosso ad un esame, ho cambiato look. Benissimo, perfetto. Allora subito possiamo far vedere la schermata del Prima Categoria della Girone A, dove il Salemi ha continuato ancora a vincere, però sì, la Strazzatti è lì. Il Salemi si è aggiudicato uno scontro diretto non semplice, vincendo per 3-0 contro appunto lo Strasatti, una gara complicata dove la squadra ospite, nonostante il punteggio largo maturato che lascia il tempo che trova, specialmente nei campi di Prima Categoria, certo, voi li conoscete meglio di me, è chiaro che chiaramente il Salemi fa sì che questo 3-0 abbia un valore molto più grande, con il primo posto in classifica 36 punti, insegue il Cianciana che ha quota 35, infatti, poi a ruota tutte le altre squadre che fino al nono posto in classifica racchiudono assolutamente, perché il Balestrate si trova nella parte destra della classifica, ma potrebbe anche sperare nel primo posto, se non chiaramente nei playoff, chiaro, distanti solamente 3 punti. È un girone A sicuramente molto interessante, così in un certo senso è anche interessante il girone E, dove abbiamo un Calatabiano che continua a vincere e probabilmente ha chissà messo un po' la parola fine per quanto riguarda i pronostici finali sulla vittoria conclusiva di questo girone, perché il Ciclope Bronte, possiamo già vedere i risultati, il Ciclope Bronte non è andato al di là del pareggio con l'Adrano. Ettore, avevamo visto il Calatabiano forse tentennare un pochettino, rallentare, ma il pareggio del Ciclope Bronte con la contemporanea vittoria per 4-0 del Calatabiano contro l'Atletico Francavilla ha messo nuovamente un punto esclamativo non indifferente nel girone E. Il Calatabiano si trova nuovamente a 7 punti di vantaggio e difficilmente ora la squadra di Calatabiano si farà rosicchiare altri punti. È vero, vittoria è vero per il Giardini Naxos, che si mantiene a quota 40 punti al terzo posto in classifica, aggancia il Ciclope Bronte comunque fermato sull'1-1 da un ottimo Real Adrano, una squadra che sta facendo comunque un gran campionato. Ecco, se possiamo mandare la classifica, perché la battuta la voglio fare con Mister Di Stefano, che conosce bene Bronte, Milo, Cicatena, perché sono località dove il calcio è ancora veramente intenso, pieno di energia e di passione. Ma vedi Bronte, vedi appunto Cicatena che ha toccato anche la Serie D, il Bronte dopo l'ho incontrato negli anni precedenti in promozione che una volta appunto era un'eccellenza di oggi, sì, indubbiamente. Poi vedo Giardini Naxos e Randazzo, anche se pure nella zona bassa. Il Randazzo, un'altra società, Santa Venerina, che ricordo anche in Prima Categoria che veleggiava nelle prime posizioni, e che a volte purtroppo è ultima. Mister, da notare che la Cicatena di Belluso, da quando insomma la squadra è guidata da Fabrizio, adesso è entrata prepotentemente anche nella zona playoff, a dimostrazione che il lavoro, come diceva giustamente anche Alessandro, del mister è importantissimo. E allora io volevo, ecco,
La prima categoria oggi è una base di lancio, non degli allenatori, perché Belluso, Belluso ci mancherebbe, tanto tempo fa ci mancherebbe per scendere anche un ottimo attaccante, ma una base di lancio per i giovani, ecco, da quello che io pregherei le società, specie in prima categoria, lanciare più giovani per un futuro, sì. Non mettere solo, tra virgolette, Matusalemme, scusate, bravo, l'espressione, bravo, mister, bravo. No, mettere giustamente chi ha esperienza, ma i giovani sono il futuro della società, se no il calcio, diamo, il calcio dilettantistico va a finire, diciamo così, a perdersi negli anni. Sono quindi d'accordo. Noi dobbiamo sempre, diciamo, focalizzare i giovani. Qui potremmo scrivere, sì, un libro, Ettore. Quale? Sul fatto che sti giovani non possono giocare in eccellenza perché è un campionato troppo difficile, non possono giocare in prima categoria perché è un campionato troppo duro, ma sti giovani, sta gavetta, quando devono farla? Dove devono fare? Va bene. Parliamo adesso del girone F, perché siamo un po' in ritardo, dove il Dakata vince lo scontro diretto contro le Aquile Calatine. Guardiamo un po' un attimo i risultati, poi c'è il servizio di Achille Techini su questa vittoria della squadra di Indelicato. Allora. Sì, Ettore, un'ottima vittoria del Dagata, che riprende a sorridere, a farlo con un gran bel gioco, primo posto per il Militello in Val di Catania, che vince. Però con una partita in più. Assolutamente sì, riposa il Megara Augusta, che quindi vede allontanarsi un pochettino la vetta. Credo che adesso ci sia un servizio, sì, che racconterà la partita di Dagata. Infatti, guardiamolo insieme, il servizio di Achille Techini, eccolo qua. Missione compiuta per il Dagata, che torna a sorridere qui al Turati, battendo per 3-1 le Aquile Calatine nel campionato di prima categoria girone F. Una vittoria di gruppo, una vittoria coronata dallo spirito di sacrificio dei ragazzi allenati da mister Pippo Indelicato, che con questa vittoria, come detto, scavalcano proprio le Aquile Calatine e tornano prepotentemente in lotta per la vittoria del campionato. Una partita molto combattuta, andiamo a vedere com'è andata. Parte subito bene il Dagata, al quarto minuto arriva il vantaggio con un'incursione solitaria sulla destra di Giacomo Fisichella, che tira colpendo il palo col pallone che poi si insacca alle spalle di Scacco, 1-0 per i padroni di casa. All'ottavo minuto ancora il Dagata ad essere protagonista, calcio di punizione, si incarica della battuta Rosignoli, felice Indelicato spizza la palla col piede destro ma è alto. Al quindicesimo occasionissima per il raddoppio del Dagata, Fisichella la mette in mezzo per Giuffrida che fallisce a tu per tu col portiere. Al diciannovesimo c'è la reazione delle Aquile Calatine in contropiede con il pallonetto di Emanuele che però è alto. Al ventiseiesimo ancora Aquile Calatine in avanti, calcio di punizione, parte a Leo ma il tiro è facile presa di Famà. Al trentaduesimo ci prova ancora il Dagata, dopo un calcio d'angolo il pallone arriva tra i piedi di Benigno che si coordina nella palla, sfiora la traversa. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0. Nel secondo tempo, al 52esimo, calcio d'angolo per il Dagata, batte Fisichella, la palla filtra per Spadaro che sfiora il raddoppio. Al 60esimo il gol del pareggio delle Aquile Calatine, con Russica che di testa elude la difesa del Dagata, è 1-1. Al 72esimo c'è però il raddoppio del Dagata con Fisichella che si invola sulla sinistra e con un diagonale fa esplodere di gioia il Turati mettendo dentro la palla del 2-1, Dagata nuovamente in vantaggio. All'81esimo arriva il 3-1 del Dagata che chiude praticamente la partita con lo scatenato Fisichella che tira di potenza favorendo il tap-in vincente di Giuffrida. Dagata 3, Aquile Calatine 1 e Dagata padrone della partita. Mister, avete vinto una battaglia 3-1 contro la capolista Aquile Calatine, quindi vi scavalcate in classifica in una partita non facile. Sì. Sicuramente abbiamo battuto una grossa squadra, ho ritrovato i miei giocatori, avevamo avuto un periodo negativo di risultati. E credo che oggi abbiamo dimostrato di essere ritornati quelli che eravamo a giro d'andata. Comunque
io faccio i complimenti a questa squadra per l'applicazione e l'attenzione che hanno usato oggi, perché abbiamo battuto veramente una grossa squadra. Questa vittoria vuole dare insomma una dedica speciale per un lieto evento in famiglia. Sì, sì, sono diventato nonno per la quarta volta con Carol, comunque questo è successo il giorno 13 e gli dedichiamo questa vittoria. Alfie, hai dato veramente l'anima oggi in campo, sei uscito costretto dai crampi, però una vittoria meritata, tornata alla vittoria dopo davvero tanto tempo e superate le Aquile Calatine. Sì, questa era una partita determinante, grazie al nostro temperamento insomma siamo riusciti a spuntarla contro una grande squadra, devo dire. Cosa ti è piaciuto di più dei tuoi compagni, con quel gruppo è riuscito a reagire dopo il pareggio che avete subito? Ma oggi è stata veramente una vittoria da squadra, la squadra vera, i ragazzi, tutti noi abbiamo messo l'anima e nessuno si è tirato indietro. A differenza delle altre volte, questa volta abbiamo reagito bene, quindi abbiamo fatto bene, grazie a una grande partita di Fisichella che oggi ci ha fatto rivivere grandi emozioni. Una dedica speciale per te, insomma, oggi è un giorno speciale, questa vittoria a chi la vuoi dedicare? La dedico, sono diventato papà per la prima volta giorno 13, la dedico a mia figlia Carol e a mia moglie. Vittoria importantissima dunque del Dagata, adesso ci fermiamo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario velocissimo, poi andremo con l'ultimo girone e salutiamo anche i nostri due ospiti che hanno deciso di chiudere con noi questa bella puntata di Penalty. È stata veramente una puntata che mi è piaciuta tantissimo, sono molto lesto. Ettore, era doveroso rimanere qui. Infatti, allora ci fermiamo, Federica ci lanci la pubblicità e poi passiamo ai saluti finali, l'ultimo girone, quello F se non sbaglio, F o G, G di prima categoria. Esatto, Ettore, abbiamo un altro piccolo break per la pubblicità, mi raccomando, rimanete con Penalty. Rush finale della nostra trasmissione, abbiamo all'incirca un 5 minuti anche meno, Federica subito con i risultati del girone G del campionato di prima categoria e poi salutiamo i nostri ospiti e soprattutto voglio sentire i progetti che hanno i nostri due ospiti, parliamo di mister Alessandro Settineri e mister Di Stefano che anche lui ha degli obiettivi, anche se la sua veneranda età ci fa pensare che gli piace più un calcio parlato che giocato in campo, dico bene mister? Ma sono d'accordo, a me piacerebbe, però ormai l'età, dobbiamo essere realisti, spazio ai giovani. Anche se c'è un pazzo amico mio, Angelo Busetta, che ancora col paternò, ma sono felice. Allora, subito i risultati Federica, grazie. Cani Cattini, Rinascita Netina, 0-1, Floridia, Pro Ragusa, 1-0, Frigintini, Calcio Vittoria, 2-2, Persicli, Sporting Eubea, 1-1, Primavera Catese, Solarino, 1-0, Scicli 2013, Modicanese, 1-2. Allora, 30 secondi per raccontare questo girone perché ormai sembrerebbe quasi già chiuso. Sì, ciò che fa, che salta subito all'occhio è il pareggio, il doppio pareggio delle due prime in classifica del Calcio Vittoria che pareggia per 2-2 in quel di Frigintini e della capolista Sporting Eubea che pareggia per 1-1 in casa del giovane Persicli, a proposito di giovani. In classifica? In classifica 42 punti per lo Sporting Eubea, 36 per il Calcio Vittoria, sono 6 punti di vantaggio. Era un'occasione importante oggi per il Calcio Vittoria sfruttare un pareggio del genere, così non è stato e lo Sporting Eubea continua la sua corsa diretta verso il campionato di promozione. Benissimo, grazie. Allora passiamo ai saluti finali, iniziamo con mister Alessandro Settineri, impegnatissimo a supervisionare molte partite che contano nel calcio professionistico, un po' il campo un po' ti manca, dai, è inutile nasconderla, un po' manca all'allenatore, il campo guai, manca. Guai se non fosse così. Grazie a Dio questa mancanza riesco a affievolirla quando è possibile in un altro modo. Certo. Ovviamente manca, chiaro, ma forse magari qualche errore di valutazione mi ha fatto ben
riflettere su, sei più maturo adesso, sei un po' più maturo, dai. Credo che bisogna a volte anche aspettare, invece di essere proprio per quell'esigenza di campo, essere istintivo, per cui se arriverà bene, se no continuerò a fare quello che per ora lo stai facendo con grande qualità. Mister Di Stefano, il tuo progetto invece è? Il mio progetto, quello di continuare a raccontare il calcio con la verità giusta. Questo spero di riuscirci. Non sempre, a volte è meglio stare zitto quando uno non ha, deve dire delle sciocchezze. Direi che il mio progetto è quello, non più ovviamente dall'allenatore. Bene. L'allenatore glielo auguro tantissimo, veramente di vero cuore, all'amico Alessandro Settenere, ci mancherebbe, perché ha qualità e tante altre cose, ma che so, in qualche società come o direttore sportivo, team manager, questo magari. Conosci bene il calcio, sicuramente qualcuno ti potrà anche ascoltare. Grazie dunque a Turi Di Stefano, Alessandro Settinelli, per la bella presenza all'interno della nostra trasmissione. Saluto soltanto per quest'oretta il nostro Alessio Patti, perché lo rivedremo volentieri, anzi ti rivedranno volentieri, perché racconterai giustamente il calcio a 5. A tra poco con Penalty Futsal. Grazie. Federica, tu come me dovrai ancora insomma vivere questa lunga maratona, una parte con me e poi la parte conclusiva con Alessio. Esatto. Allora ci vediamo tra poco? Certo, io saluto i nostri ovviamente ospiti e ci vediamo a Sala Stampa di Penalty. Benissimo, allora rimanete con noi di Penalty, adesso il tempo giusto di una bibita fresca, rientreremo in studio per raccontare il calcio professionistico. Palermo, Catania, Trapani, Messina e un superlativo Agrigento. A tra poco.